Oggi abbiamo presentato i dati del 2020 delle aperture di nuove imprese e delle cessazioni delle imprese. È un anno, è stato un anno sicuramente difficile, però i dati ci dicono che sia le aperture che le chiusure sono ai minimi storici. Quindi è un po' un clima di attesa fra le imprese che aspettano probabilmente di una ripresa del 2021 o probabilmente anche rimangono aperte per ottenere eventuali supporti o ristori da parte del governo. È un momento complicato, credo che ci vorrà un po' più di tempo per avere dei dati che, da cui emerga il vero andamento delle imprese, perché sappiamo che c'è stata una grandissima sofferenza nel 2020 e questo si sta protraendo anche nel 2021, specialmente in alcuni settori come quello del commercio, come quello per esempio anche del turistico o di ricettività, oppure anche quello industria che però risale agli anni precedenti, già questo malessere. Ci sono dei settori che hanno invece un tono più positivo, come quello delle costruzioni o quello dei servizi alla persona in generale. Da questo si può capire probabilmente che c'è un cambiamento dovuto alla pandemia dei modi di, ovviamente, di servire, di consegna, parliamo per esempio dell'asporto o dei servizi che sono nati a domicilio, per esempio. Tutto questo ambito probabilmente ha creato anche la spinta alla formazione di nuove imprese. Però per avere dei dati dovremo aspettare i prossimi trimestri.